Cari amici di Radio Maria, buona domenica a tutti, che la luce di Cristo risorto illumini le vostre menti, il suo amore riscaldi i vostri cuori. E alziamo gli occhi al cielo, che è la meta a cui dobbiamo tendere nel nostro pellegrinaggio terreno. Oggi è la 23ª domenica del tempo ordinario e Gesù in questo brano di Vangelo dà alcuni orientamenti, alcuni precetti sul nostro comportamento nella comunità ecclesiale, cioè nella Chiesa. Ora questo, cari amici, sta a indicare che Gesù già nel tempo della sua predicazione, nei suoi tre anni di missione, ha avuto intenzione di fondare la Chiesa e difatti ha fatto dei gesti molto precisi fra i discepoli che aveva, ne ha scelti 12, ai quali ha messo a capo Pietro. E dicendo appunto di Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ovviamente la chiesa è la fede di Pietro in Cristo, figlio di Dio, è la pietra su cui Gesù ha fondato la sua chiesa. E quindi ha fondato la chiesa con gli apostoli, li ha inviati a predicare, a compiere miracoli nel suo nome, ha suscitato carismi e poi, cari amici, dopo questo periodo di formazione, dopo il compimento della redenzione, la Chiesa ha inaugurato, diciamo così, il suo pellegrinaggio del tempo, nel giorno di Pentecoste. Allora, ho fatto questa premessa, cari amici, perché noi oggi abbiamo perso il senso della Chiesa. Cioè, noi non ci rendiamo conto che col sacramento del battesimo siamo entrati a far parte, come membra vive, del corpo mistico di Cristo. E quindi col sacramento del battesimo siamo diventati, diciamo, i fedeli della Chiesa, siamo diventati partecipi di questo popolo che è il popolo di Dio. Cioè non è un popolo, diciamo, come i popoli della terra, che hanno una loro identità linguistica, etnica, culturale. Siamo un popolo con la sua identità spirituale, che ha una sua dimensione soprannaturale e possiamo ben dire, cari amici, che come noi siamo molto fieri dalla nostra cittadinanza terrena, dovremmo essere almeno altrettanto fieri di questa cittadinanza celeste. Cioè, noi, entrando nella Chiesa col battesimo, siamo diventati cittadini del cielo, cioè apparteniamo a questa società che è soprannaturale, ma che nel medesimo tempo è visibile, è collocata nel tempo, cammina nella storia. E quindi, quello che il nostro modo di vivere il cristianesimo non individuale, come se non appartenessimo a questa comunità, è un grave impoverimento riguardo proprio alla nostra crescita, al nostro cammino di fede. Cioè, quanti di noi vivono una fede molto annacquata, molto disincarnata, senza mai gesti che indichino l'appartenenza alla Chiesa, in particolare i sacramenti, come il battesimo, far battezzare i bambini, tutti i sacramenti che conosciamo, in particolar modo l'Eucaristia. Poi il sacramento del matrimonio, sono tutti gesti attraverso i quali noi attingiamo questa grazia straordinaria della redenzione che Cristo ha depositato nella Chiesa. Allora, quello che dobbiamo fare, cari amici, è prendere coscienza che allontanandoci dalla Chiesa, noi ci impoveriamo in un modo incredibile sotto il profilo spirituale, perché la Chiesa è un po' come la nostra madre che ci dà il cibo attraverso il quale noi che siamo dei bambini dobbiamo crescere. Cioè è la Chiesa che ci dà la grazia dei sacramenti, il perdono dei peccati, che ci dà la parola di Dio, che ci dà l'Eucaristia. È la Chiesa, cari amici, che ci sostiene nel cammino della vita, che ci indica la strada, che, come dire, ci rafforza nei momenti difficili. Dobbiamo concretamente vivere questa appartenenza alla Chiesa, specialmente nelle nostre parrocchie, che sono la concretizzazione della Chiesa e che è pellegrina qui sulla terra. E quindi, come vi ho detto, se incominciamo a valorizzare la nostra appartenenza alla Chiesa, a vedere nella Chiesa come nostra madre, allora avremo anche uno sguardo diverso sui sacerdoti e su tutti coloro che Gesù ha posto come custodi e come pastori della sua Chiesa.
Noi in genere identifichiamo la Chiesa con loro, ma questo è uno sbaglio. In realtà noi, anche noi siamo Chiesa. Non siamo Chiesa come loro, non abbiamo le loro responsabilità, però siamo come una famiglia, cari amici, la famiglia di Dio. E quindi quando abbiamo questa consapevolezza, cioè di essere persone della medesima famiglia, la famiglia di Dio, allora anche il nostro atteggiamento verso i pastori della Chiesa sarà molto diverso, sarà più comprensivo, saremo più disposti ad aiutare, più disposti a costruire, lasciando da parte le critiche inutili, lasciando da parte soprattutto, prendendo le distanze dal mondo che sappiamo della Chiesa parla male, la Chiesa la perseguita, la Chiesa la demonizza, e molte volte noi ci uniamo a loro nel trattare così quella che per noi, cari amici, è quella che ci ha dato la fede, ci ha dato i sacramenti, è quella che ci dona la grazia del perdono, che ci dà la parola di Dio, che ci dà l'Eucaristia. Ecco, guardiamo quindi con sguardo riconoscente alla Chiesa e operiamo per la Chiesa, specialmente in questi tempi in cui la Chiesa, come dire, è in modo particolare attaccata dal mondo, detta dal mondo. E non abbiamo paura, cari amici, di andare controcorrente da questo punto di vista, cioè essere fedeli, essere persone che amano la Chiesa, persone che l'aiutano, persone che la costruiscono. Ecco, così, cari amici, è il quadro nel quale possiamo collocare quello che Gesù dice, cioè nella Chiesa cercate di perdonarvi, cercate di alzare quelli che cadono. Nella Chiesa unitevi a pregare, perché laddove ci sono due o tre che pregano, là sono presente anch'io. Questo dunque è il quadro nel quale ci vorrei che collocassimo il Vangelo di oggi, e vorrei che cambiassimo lo sguardo nei confronti della Chiesa, guardarla come nostra madre, con gratitudine, e dare quello che noi possiamo dare per farla crescere. Come ha detto la Madonna, la Chiesa, per quanto ferita e per quanto tradita, tuttavia mio figlio continua a farla crescere. Noi uniamoci a questo sforzo di Gesù e di Maria di far sì che tutti i popoli ritrovino nella Chiesa la loro casa per vivere in pace. Con questo abbiamo terminato, carissimi. Vorrei ricordarvi che in questa settimana abbiamo due festività mariane particolari: il 12 settembre la festa del nome di Maria, e quindi un augurio a tutti quelli che hanno questo bellissimo nome, e poi il 14 la Dolorata. Ecco, che sia di conforto a tutte le mamme che hanno perso i loro figli. Concludiamo con la benedizione del Signore. Santissima Trinità, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Regina della Pace, prega per noi.